Il 24 giugno del 1859, un uomo di 31 anni, originario di Ginevra, Henri Dunant, si trova per lavoro a Solferino, in Lombardia, proprio quando l'esercito franco-piemontese e quello austriaco si affrontano durante la Seconda Guerra d'Indipendenza. In campo il numero delle vittime è impressionante. Quasi 40.000 uomini sono morti, feriti o dispersi. Ho pensato che potevo essere più utile qui che a Ginevra. Rimane tanto impressionato che decide di restare ed offrire il suo aiuto per l'assistenza e la cura dei feriti. Pronto a partire? Tieni. La carrozza non dovrebbe tardare. Non parto. Come? Non parto più lui, io resto. Come avete detto? Avete troppo bisogno di aiuto qui. Ho deciso di rimanere. Grazie, Henri. Anche se non siete medico. Inizia la sua opera di volontariato nel più totale spirito Luigi. Di neutralità e fratellanza. Portare feriti più gravi dentro la chiesa e lasciamo all'esterno tutti gli altri. Così si mescolano. Il dottor Appia ha detto che i soldati francesi devono stare dentro la chiesa e quelli austriaci lasciati all'esterno. Questi non sono più soldati, sono feriti di guerra. Dei fratelli d'armi, lo capisci? Sono tutti fratelli. Sì, avete ragione, signore. Sono tutti fratelli. Piano. Forza, coraggio, portateli dentro. Nasce così in lui l'idea di un simbolo che sia visto ed accettato da tutte le parti come messaggio di neutralità. Tornato a Ginevra, Dunant comincia a lavorare al suo progetto e insieme ad altri quattro cittadini svizzeri, Gustave Magnier, Henri Dufour, Théodore Monnoir e Louis Appia, fonda il Comitato dei Cinque, che inizia la sua attività il 17 febbraio del 1863. Suona bene. La Croce Rossa. Penso che la gente rimarrà impresso. La Croce Rossa. L'8 agosto 1964 viene convocata una conferenza diplomatica alla quale partecipano i rappresentanti di 12 governi, compresi gli Stati Uniti, unica potenza non europea rappresentata.
La conferenza si conclude il 22 agosto del 1864 con la firma della prima convenzione di Ginevra. Il 29 ottobre 1864 i rappresentanti degli stati partecipanti firmano la prima carta fondamentale, il documento che segna la nascita del Movimento Internazionale della Croce Rossa e che prevede in ogni paese aderente l'istituzione di società di soccorso per l'assistenza ai soldati feriti in tempo di guerra, assistenza che sarà estesa con la seconda, la terza e la quarta convenzione di Ginevra anche ai marinai, ai prigionieri e alla popolazione. Nel 1876 l'impero ottomano chiese ed ottenne di poter utilizzare un altro simbolo, la mezzaluna, in alternativa alla croce, che poteva essere fraintesa dalle popolazioni di religione musulmana. Oggi il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è diventato la più grande organizzazione di volontariato del pianeta. Sono quasi 100 milioni i volontari effettivi presenti in 186 nazioni che condividono gli stessi principi fondamentali. Umanità, neutralità, imparzialità, indipendenza, volontariato, unità, universalità. In Italia la Croce Rossa è stata fondata nel 1864 e trasformata in ente statale nel 1928. Oggi la Croce Rossa italiana conta più di 200.000 iscritti tra membri e volontari, ai quali si affiancano alcune migliaia di dipendenti. È presente su tutto il territorio nazionale con un comitato centrale, 20 comitati regionali, 102 comitati provinciali e centinaia di comitati locali. I volontari sono inquadrati in 6 componenti: corpo militare, infermiere volontarie, volontari del soccorso, pionieri, comitato femminile, donatori di sangue. I loro principali compiti, regolati dallo Statuto Nazionale, sono assistenza alla popolazione in caso di calamità o conflitti, protezione civile, educazione sanitaria, emergenza 118, sostegno alle fasce sociali disagiate, donazione del sangue. La provincia di Arezzo conta più di 1.000 volontari articolati nelle 6 componenti di Croce Rossa. I volontari della provincia di Arezzo svolgono attività di emergenza sanitaria 118, protezione civile, educazione sanitaria rivolta ai cittadini, distribuzione viveri ed assistenza ai bisognosi. Grazie ad una continua attività di addestramento e da numerose esercitazioni annuali, i volontari di Arezzo e provincia mantengono un buon livello di preparazione in tutti gli ambiti operativi. Ogni anno, grazie ai corsi effettuati in tutti i comitati locali, sono decine i cittadini di tutte le età che entrano a far parte dei volontari di Croce Rossa. Abbiamo bisogno anche di te.